Buongiorno a tutti. Questa è una piccola deviazione significativa, fondamentale a mio parere, perché siamo qui nel contesto dello Yulm, Palazzina 5, terzo piano, stanza 531, quindi un pochino fuori, diciamo, dalle rotte tipiche del salone. E chi ci troviamo? Niente un po' di meno che uno dei massimi protagonisti di questo evento, che è Davide Rampello, che qui per 40 fortunatissimi ragazzi va a sottrarre il suo tempo ai 15.000 visitatori della sua triennale. Aspettate, poi tra l'altro, voglio dire, fissare un appuntamento con Davide è una roba che ci mette un mese anche il Presidente della Repubblica. Questi ragazzi sono molto fortunati. Infatti, piccolo suggerimento, ragazzi: tante volte alla vostra età si studia per inerzia, perché si arriva dal liceo, dalla scuola superiore, quindi fa l'università un po' per inerzia. Ricordatevi che avete un culo pazzesco ad essere qui con quest'uomo, perché veramente i vasi comunicanti del sapere sono una grande fortuna, quindi veramente avete una brocca pienissima. Ok, Davide, perché esiste il Sole Immobile? Te lo dico io perché esiste: perché noi tutto l'anno, 365 giorni all'anno, seminiamo cultura e design. Dopo ci sono questi 6 giorni in cui si raccoglie, evidentemente, però Davide nei giorni di raccolta è ancora qui a seminare. Allora vorrei che tu facessi un'idea di considerazione su questo, Davide, perché noi tante volte ci confrontiamo su questo, però è veramente importante. Era importante per me venirti a trovare qui, decontestualizzato dal tuo regno, e veramente vedere come anche soltanto per 40 ragazzi, perché ne vale la pena, perché questo è il famoso effetto farfalla di Edward Lawrence, no? Sì. Un battito d'ali di farfalla in Brasile può far venire un tornado in Texas. Benissimo, voi sarete il tornado del Texas, ve lo auguro, ragazzi. In questo momento siete un battito d'ali di farfalla. Davide, dici qualcosa. Beh, il fatto di, diciamo, di mantenere gli impegni, in questo caso gli impegni con uno degli impegni più straordinari, a mio avviso, perché dico sempre a Stefano, con quale, diciamo, lavoro ormai da un sacco d'anni, che penso che l'università sarebbe l'ultima cosa che mi toglierei. Se mi dovessi scegliere, l'ultima cosa che toglierei sarebbe l'università, perché, come dico sempre, insegnare è così importante, prima di tutto per me stesso, perché ogni volta che io insegno a loro io mi rendo conto molto, molto bene, molto di più di quello che io penso e di quello che io formulo. Ogni lezione per me è diversa, perché non so il tema, ma ogni volta lo racconto in un modo diverso, proprio perché io sono diverso, ho mangiato diversamente, mi sono innamorato diversamente, ho cambiato, mi sono arrabbiato, eccetera. E allora tutto questo è evidentemente una cosa che mi muta, cambia. E anche questa è una cosa fondamentale per voi capire. Capire che cambiate costantemente e che tutto dentro di voi muta e cambia. E voi, se percepite questo cambiamento, riuscite a evolvere, riuscite a trasformarvi. Se voi pensate di essere come siete, guai, ve l'ho già detto nelle lezioni scorse. Quelli che dicono, ma io sono fatto così, ma questo è il mio carattere. Questa è una cosa terrificante, tremenda. Non sappiamo come siamo fatti. Al massimo possiamo essere individuati perché abbiamo un soma diverso da uno dall'altro, occhi diversi, colori, eccetera, su questo sì. Ma ricordatevi che quello che sta dentro di voi è totalmente misterioso, totalmente lontano, totalmente imperscrutabile. Che il fatto di prestare costante attenzione, il fatto di lavorarci dentro, il fatto di essere, di sviluppare tutta una serie di talenti che sono appunto l'intuizione, la fantasia, la fiducia in se stessi, la generosità, sono cose che sono le vere, diciamo, basi da cui partire per capire, come abbiamo detto l'altra volta, capio per contenere. Perciò, ritornando a noi, è evidente che per me venire qua quando arriviamo con Stefano c'è sempre questa cosa, parliamo, cosa è il tema, ma il piacere proprio di, perché per me è un momento di grandissima, come posso dire, rivelazione di me stesso, certo. Di rivelazione di me stesso, ragazzi. Mi metto da questa parte, un grande applauso. Andiamo a seminare. Okay, ciao. Grande Davide, facciamo un bacio. Grazie. Okay.